Ciao, benvenuti al mio podcasting stagione 6. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao! Ciao, benvenuti all'episodio numero 69 di Mio Podcasting. Anche questo episodio dal colore ufologico. Parleremo niente poco di meno che del caso ufologico UFO a Torino Caselle nel 1973. Il giornale della Stampa il 1 dicembre diede il resoconto di quanto accadde il 30 novembre 1973 alle ore 19 circa nello spazio aereo dell'aeroporto della città di Torino a Caselle, torinese. Si trattò di un avvistamento radar visuale di un UFO, dove c'è l'osservazione ad occhio nudo di più testimoni affidabili, piloti, furono anche confermate dal radar. A questo riguardo vi rinvio alla mia bloggata se siete interessati, che è praticamente un copia e incolla di uno splendido resoconto del CISU che è facilmente rintracciabile in internet da Google operando con la stringa di ricerca UFO a Torino Caselle 1973. In pratica nel lungo resoconto è presente la testimonianza chiara ed univoca del pilota del Piper, sono presenti le testimonianze degli altri piloti degli aerei di linea che anche loro osservarono l'oggetto. Si fa riferimento alla presenza di un rapporto che fu compilato dall'operatore radar di Torino Caselle, che però ebbe a minimizzare l'accaduto. Tuttavia esistono delle altre tracce radar della postazione di Mortara, un altro radar in zona, che confermò tutto l'avvistamento dell'UFO e la dinamica del volo a scatti dell'oggetto, con stato riportato anche i relativi commenti dei militari che erano relativi alla base del radar di Mortara. Ora, la forma e colore shape dell'oggetto avvistato visualmente dai vari piloti sono conformi ad un oggetto simile avvistato in Val di Susa il 24 novembre del 1973. Se siete interessati potete andare ad approfondire, il caso di ufologia classica. Io adesso vi starò a leggere brevemente La Nazione del 1 dicembre del 1973, lo straccio dell'articolo. Disco volante avvistato sull'aeroporto di Torino. Era fermo a 400 metri di altezza la testimonianza di un pilota, un enorme globo luminoso che emanava un bagliore accecante. Torino, 1 dicembre. L'oggetto misterioso in volo è stato avvistato con assoluta certezza sull'aeroporto di Torino Caselle. L'avvistamento controllato dell'UFO, oggetto volante non identificato, è stato fatto in primis dal radar dello scalo torinese, poi dal pilota di un aereo privato ed infine dal personale e dai passeggeri di un aereo di linea diretto a Roma. Le tracce dell'oggetto misterioso si sono perse sul territorio al limite fra il Piemonte e la Liguria. Il pilota dell'aereo privato, Riccardo Marano, di 28 anni, professionista del volo da 5 anni, si accingeva ad atterrare quando è stato avvertito dalla torre di controllo che un oggetto non identificato era fermo a circa 400 metri di altezza sul segnale di avvicinamento al sentiero di discesa. Il radar della torre di controllo segnalava una macchia di intensità pari a quella lasciata da un velivolo del tipo di DC-8. Il Marano si è avvicinato con il suo Piper ed ha avvistato l'UFO, che ha poi definito come un enorme globo luminoso che emanava un bagliore accecante dal violetto all'azzurro fino all'assumere toni rosso granata. L'UFO non si è mai fatto avvicinare più di 3500 metri, poi è partito ad una velocità regolare di circa 900 km/h e il pilota Marano lo ha inseguito sempre tentando inutilmente di avvicinarsi sino al limite delle possibilità del carburante del proprio velivolo. Il fenomeno
è stato confermato dal colonnello Rustichelli, comandante dell'aeroporto militare di Caselle, dando una descrizione dell'UFO identica a quella del pilota Marano, che vuol dire che era anche l'oggetto era stato identificato anche dalle torri di controllo a mezzo ottico, con obiettivamente con cannocchiali, binocchio, qualche cosa di assimilabile. La presenza dell'oggetto misterioso è stata confermata anche dal personale di bordo e dai passeggeri del volo AZ-046 dell'Alitalia, che era in partenza da Caselle per Roma. Anche l'aereo di linea si è trovato l'UFO sulla sua linea di volo verso Genova. Lo ha potuto seguire a lungo fino a quando si trovava praticamente sul cielo ligure. Poi l'UFO si è alzato in modo vertiginoso ed è scomparso. Questo è, vi ho letto l'articolo della Nazione del 1 dicembre del 1973, lo straccio lo trovate sul mio sito. Oltre, diciamo, allo splendido rapporto CISU che io ho provveduto a copincollare e che però, diciamo, lo potete rintracciare anche per conto vostro su Google querendo con la stringa di ricerca UFO a Torino Caselle 1973. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.